Natale e il buon cibo, un binomio inscindibile. Tuttavia tocca regolarsi e non esagerare. Seguire delle piccole regole può aiutare a non trovarsi in difficoltà dopo le festività. La dottoressa Vania D'Alterio del Salus Medical Center di Giugliano ci offre qualche consiglio utile su come gestire l'alimentazione nei giorni di festa. Di non uscire mai a stomaco vuoto quando ci sono troppi aperitivi in giro. Questo perché ci vediamo per l'aperitivo e quindi se ci vediamo in 5 posti diversi, chiaramente abbiamo già cenato prima ancora del cenone della vigilia, sorseggiare il calice, fare un brindisi, ma sicuramente non cenare o fare un precena in tutti i posti dove ci rivediamo con gli amici. E chiaramente utilizzare dei piatti un po' più piccini, in modo tale che già nell'antipasto non abbiamo già sprecato tutte le calorie che ci toccherebbero per una cena. L'altra cosa importante è di evitare i bis, tanto tra Natale e Capodanno ha voglia di cose da mangiare, per cui è inutile assaggiare le stesse cose, ma chiaramente piccole porzioni e un assaggio un po' di tutto. E poi occhio ai condimenti, questo è importante perché ci sono dei condimenti che sono veramente inutili, tipo esagerare per esempio con l'insalata russa, con la maionese, piuttosto che mettere tanto burro vicino al salmone. E poi chiaramente champagne, vino, amari e diciamo il famoso spasso napoletano. Queste sono le cose che a fine cena potremmo cercare insomma di controllare. Un calice di vino è più o meno sulle 75 calorie, quindi possiamo concedercelo. Evitare piuttosto di esagerare con gli amari, perché già siamo nella fascia dei superalcolici e purtroppo si tratta di calorie vuote, ovvero calorie che non danno nutrienti ma fanno solo ingrassare e non saziano neanche, anzi stimolano ancora di più l'appetito. L'ultima cosa importante è pensare che festeggiare non è sinonimo di mangiare, quindi potremmo anche pensare tra un piatto e l'altro di organizzare un karaoke se siamo in casa, piuttosto che ballare un po', in modo tale che riusciamo anche a muoverci e quindi a sprecare qualche caloria durante la cena. Si pensi che se uno si alza solo da tavolo e fa 17 passi, 17 passi servono a riattivare la circolazione, quindi tutto sommato potremmo anche sprecare qualche caloria. Auguro un buon Natale a tutti quanti, a tutti gli telespettatori di Teleclub e alla redazione di Teleclub Italia, e chiaramente mi auguro di rivedervi anche subito dopo queste festività per alcuni consigli per la rimessa in forma per l'estate, chiaramente.